ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio salotto, nel salotto di chitarrista d'appartamento. Sono Alessandro e questa sera guarderemo e ascolteremo un'altra opera del Custom Shop di Fender. Prima di iniziare il video, ragazzi, voglio dirvi guardatelo fino alla fine perché vi presenterò due pedali che vi farò ascoltare settimana prossima. E parliamo di GHS, quindi pedali molto molto fighi. Come detto poco fa, ragazzi, questa sera ho il piacere di presentarvi e di suonare questa Stratocaster Heavy Relic 1967. È una riedizione chiaramente del Custom Shop, stupenda con il suo palettone. La lavorazione è un Heavy Relic, le specifiche sono quelle abbastanza standard ormai utilizzate dal Custom Shop di Fender, ovvero il body è in frassino, il manico è in acero, in questo caso, come dicevo prima, abbiamo il palettone, le meccaniche vintage con logo Fender, la placca con il simbolo del Custom Shop che ritroviamo chiaramente anche sul retro della paletta. Una bellissima tastiera in palissandro per 21 tasti vintage con un radius 9,5. E fino qua, ripeto, tutto molto standard. La configurazione dei pick-up invece è abbastanza particolare. In questo caso abbiamo tre pick-up completamente differenti. Un 69 al manico, un FET 50 centrale e un Texas Special al ponte. Tre sonorità legate a tre epoche completamente differenti. Non voglio soffermarmi troppo sullo strumento, vi faccio subito ascoltare 5 esempi per tutte e 5 le posizioni dello switch, proprio perché in questo modo avremo la possibilità di capire le differenze timbriche date proprio da questa configurazione un po' anomala di pickup. Bellissime le sonorità. Tornando sullo strumento, ragazzi, cosa che non vi ho detto prima, abbiamo il classico ponte vintage tremolo con una 6 pivot, l'elettronica, la gestione dell'elettronica è quella molto semplice della Stratocaster, quindi un volume, due toni e uno switch a 5 vie. Ho registrato come al solito anche su una backing track un po' di tamarrate, giusto per sentirla in versione un pochino più rock. Mm-hmm.
strumento veramente molto bello, mi è piaciuta la configurazione di pickup, bellissimo il Texas Special al ponte che non è mai troppo stridolo, non è mai troppo graffiante, ma si fa sentire, a differenza del pickup al manico che invece è molto molto ciccio, molto carico di medio basse. Il profilo del manico è un profilo appunto 67, quindi non è estremamente grosso, simile alla mia 56, ma è ben più slim. Ora andiamo alla parte un po' più dolente, giusto titolo informativo, uno strumento di fascia alta, quindi venduto intorno ai 5.500 euro. Detto questo ragazzi, vi faccio vedere un paio di chicche, come vi ho detto all'inizio del video, che vi presenterò poi settimana prossima. L'overdrive preamp, un pedale appena uscito, quindi veramente nuovo, che simula appunto un preamplificatore. E questa versione del RET, o meglio, tutti i RET all'interno di questo pedale, grazie a uno switch avremo la possibilità di ascoltare tutti i RET dal 1979 ad oggi. Quindi provate a immaginare un overdrive abbinato a un fuzz, verrà fuori sicuramente un suono fighissimo. Settimana prossima ve li faccio ascoltare. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Voglio dirvi chiaramente che intanto ringrazio come sempre Daminelli, lo store di Bergamo, che mi fornisce gli strumenti per il mio canale. E in più la settimana prossima potrete andare a provarla, chi è in zona, chiaramente, fisicamente, direttamente in store. Come sempre vi ringrazio, se il video vi è piaciuto un pollicione in su, aspetto i vostri commenti e ci vediamo settimana prossima con i due pedali di GHS. Grazie a tutti ragazzi dal mio salotto, da questa straordinaria Stratocaster e da Alessandro, una buona serata. Ciao!